Cosa fate qui in questa camera? Si anda a fare 100 cose e voi perdete il tempo e non se ne seguisce nessuna. Io credo che allestire il baule sia una delle cose necessarie da farsi. Ho bisogno di voi per qualcosa di più importante. Il baule fatelo riempire dalle donne. Le donne stanno intorno alla padrona, sono occupate per essa e non vi è caso di poterle nemmeno vedere. Questo è il difetto di mia sorella, non si contenta mai. Vorrebbe sempre la servitù occupata per lei. Per andare in villeggiatura non le basta un mese per allestirsi. Due donne impiegate un mese per lei. È una cosa insofferibile. Aggiunga che non bastandole le due donne, ne ha chiamate due altre ancora in aiuto. E cosa fa? Ella di tanta gente si fa fare in casa qualche nuovo vestito. Ma no, signore, il vestito nuovo glielo fa il sarto. In casa da queste donne fa rinnovare i vestiti usati. Si fa fare delle mantiglie, dei mantiglioni, delle cuffie da giorno, delle cuffie da notte. Una quantità di forniture di nastri, di pizzi, di fioretti, un arsenale di roba. E tutto questo per andare in campagna. In oggi la campagna è di maggior soggezione della città. Ma sì. Purtroppo è vero. Chi vuol figurare nel mondo conviene che faccia quello che fanno gli altri. La nostra villeggiatura di Montenero è una delle più frequentate e di maggior impegno delle altre. La compagnia con cui sa da andare di soggezione. Sono anch'io in necessità di fare di più di quello che vorrei. Però ho bisogno di voi. Le ore passano, sia da partire da Livorno innanzi sera e vo' che tutto sia lesto e non voglio che manchi niente. Comandi, farò quello che potrò fare. Oh, dunque. Prima di tutto, facciamo un po' di scandaglio di quello che c'è e di quello che ci vorrebbe.